Siamo con il presidente del Congresso Otologi 3.0, il professor Alessandro Martini, direttore di otorinolaringoiatria dell'Università di Padova. Professore, com'è andato questo congresso che è ancora in corso e finisce domani? Beh, al di là di ogni aspettativa più rosea, come si suol dire, perché insomma, è una società, questa di otologia e scienza dell'udito, che è stata fondata dopo tanti pensamenti l'anno scorso. Siamo in 350. Sono 110 tra presentazioni, poster, comunicazioni, tavole rotonde. E siamo capitati in un posto veramente molto bello come questo dell'Orto Botanico, due giornate di sole settembrino particolarmente belle. E quello che sta venendo fuori e quello che è stata una scoperta è questo interesse incredibile che c'è soprattutto da parte dei giovani per l'otologia. Pensavamo che fosse una cosa da club di vecchietti. Invece il congresso è stato organizzato, diciamo, sui casi clinici, quindi sono tutti i ragazzi, gli specializzandi, i colleghi giovani degli ospedali, diciamo sotto i 35-38 anni, che presentano questi casi, che vengono discussi e con due esperti che guidano la discussione. Abbiamo poi istituito dei premi, premio Galileo per l'innovazione, del Farmacia Copenetti per l'otologia, e pensavamo di avere, come al solito in questi casi, due o tre lavori inviati, ne sono arrivati più di 30. Questo ci ha anche costato un grande lavoro di analisi, sono stati tutti analizzati in busta chiusa, e questa sera, questo magnifico chiostro della Basilica del Santo, alla cena sociale faremo anche la premiazione. Ecco, è veramente particolare rispetto ad altri congressi, anche di società scientifiche più grandi, insomma, prestigiose, questo rapporto che si è creato con i giovani, quindi con la nuova generazione, quindi questa immagino sia proprio un'idea sua che ha voluto creare questo ponte. È nata da anni di perché ci sono meno, il problema che si è voluto evidenziare nelle nostre discussioni di vecchietti è quello che ci sono sempre meno persone che si interessano di otologia. Quindi per poter creare di nuovo un interesse l'unica cosa è che coinvolgere le persone che stanno finendo la specialità, che hanno cominciato a lavorare negli ospedali, perché poi uno va ad un corso, va a approfondire all'estero, va a approfondire in una clinica particolare, però se non si vede che l'otologia è un aspetto importante della professione otorinolaringoiatra, rischia che siamo sempre i soliti che la fanno e prima o poi ci si ritira e nessuno continua a fare questa parte della diagnostica e della chirurgia che è particolarmente difficile ma importante. Ecco, parlava prima di questa società che si è costituita, intende essere qualcosa di alternativo, di diverso ad altre di cui tutti voi fate parte o c'è qualche esigenza dell'otologia italiana che non è ancora stata espressa? Allora, nasce all'interno della società della casa madre che è l'otorinolaringoiatria, in cui c'è già la società di rinologia, c'è la società di laringologia ed è differente dalla società italiana di audiologia e foniatria. Pensavamo ci potesse essere un overlapping tra le due, in realtà qui si parla di otologia, di otochirurgia, sia dal punto di vista diagnostico, medico e chirurgico, senza nessuna sovrapposizione con l'audiologia classica. Quindi c'è la dimostrazione che quello che pensavamo che potesse esserci un campo da approfondire, da esplorare, ci fosse questa possibilità. E questa partecipazione soprattutto di colleghi di tutta Italia, ma soprattutto della parte più giovane, degli specializzanti, dei neospecialisti, ci fa pensare che avevamo visto giusto. Ecco, il sottotitolo di questo congresso parla della storia e anche del futuro, quindi lei ha tenuto un saluto, un'introduzione il primo giorno dei lavori molto brillante, molto interessante come sempre, che ha ripercorso un po' la storia anche di Padova, di questa università così prestigiosa. Dove ci porta ancora l'otologia? Cioè, se deve immaginare un futuro sulla base della storia del presente, che cosa immagina? Ma anche la location, si suol dire, il luogo dove facciamo questo convegno è un luogo che unisce l'antico e il moderno e la ricerca. Siamo all'Orto Botanico di Padova, che è il più antico orto botanico universitario del mondo, e 2 anni fa è stata inaugurata questa
parte nuova con il Giardino delle Biodiversità e questo magnifico centro convegni, che dimostra come anche in questo campo, tenendo presente quello che c'è stato nel passato, la parte migliore del nostro patrimonio, e in Italia ce n'è tantissima, si possa costruire il futuro. Dal punto di vista medico, Padova è stato uno dei pilastri della storia della medicina e vuole essere protagonista anche con il futuro, per il futuro. Il futuro si basa sull'analisi del passato, sulla ricerca. E quello che noi vogliamo stimolare è che in più centri in Italia, in stretto collegamento con il resto del mondo, con l'Europa in particolare, per vicinanza ma non solo, questa ricerca applicata, traslazionale, come si suol dire oggi, in modo che le ricadute del pensiero, chiamiamolo astratto, o delle cose più teoriche, vengano rese praticabili nella clinica di tutti i giorni, possa avvenire sempre di più. Grazie professore, buon lavoro.